Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Lucia Rogledi, che è direzione commerciale e servizio clienti di Planit.eco. Ci parlerà oggi dell'analisi svolta dall'osservatorio di Planit.eco su come fare una spesa alimentare sana senza spendere di più a causa del caro vita e dell'inflazione in aumento. Intanto, buongiorno. Buongiorno. Allora, se ci può brevemente parlare di che cosa si occupa Planit.eco e poi passiamo al resto delle domande. Sì, Planit.eco nel suo nome ha già la formula, diciamo, che dice di che cosa si occupa. Plan it, pianifica quello che mangi, è la nostra formula per ridurre il più possibile lo spreco alimentare all'interno delle mura domestiche e aiutare le persone a migliorare la propria alimentazione. Noi siamo quindi un servizio che propone una spesa da fare in modo differente alle famiglie e alle aziende. Alle famiglie proponiamo non di partire dai singoli ingredienti, ma di partire dalle ricette, cioè di scegliere quelle ricette che desiderano mangiare durante la settimana, e forniamo noi i piatti già correttamente dosati, porzionati, puliti, lavati, con gli ingredienti nelle giuste quantità per comporre appunto i piatti. Per le aziende proponiamo la stessa formula, però ovviamente con dei piatti già pronti, già cucinati. E quindi come avete svolto questa ricerca? La nostra ricerca di fatto si è basata su un'analisi che abbiamo condotto sui nostri utenti. Abbiamo esaminato circa 400 utenti e le loro abitudini, i loro comportamenti nell'arco di 6 mesi, e abbiamo valutato più o meno 7.000 ordini da loro effettuati. Abbiamo notato che c'è stato un risparmio di cibo non sprecato, quindi non gettato nella pattumiera, di quasi 50 kg a persona, quindi un risultato decisamente buono, considerando che l'analisi di Waste Watcher International Observatory on Food Sustainability dell'Università di Bologna sostiene che circa un terzo del cibo che viene acquistato dagli italiani poi di fatto finisce nella pattumiera, e l'obiettivo dell'agenda ONU del 2030 è quello di dimezzare questa quantità di fatto molto elevata e di cui abbiamo una percezione purtroppo molto limitata entro appunto il 2030. Quindi diciamo che Planit sta aiutando le persone che aderiscono al servizio a ridurre fortemente lo spreco alimentare, che purtroppo si concentra molto nei nostri frigoriferi, quindi nella parte finale del processo di approvvigionamento, e esistono diversi servizi che aiutano le persone a ridurre, o anche gli enti di distribuzione, i supermercati, a ridurre lo spreco alimentare alla fonte, quindi nella parte iniziale del processo. Nella parte invece finale, quando il cibo arriva nelle case, poi di fatto purtroppo è abbastanza fuori controllo, se non appunto grazie a strumenti come Planit, che aiutano le persone a ricevere solo quello di cui effettivamente hanno bisogno. Un altro fattore molto importante del nostro servizio è che noi stessi compriamo, dopo aver ricevuto gli ordini, solo quello che serve per evaderli. Quindi anche noi nella nostra distribuzione, nella nostra cucina che abbiamo a Casarile, nel comune che si trova tra Pavia e Milano, abbiamo solo ingredienti freschi acquistati nel corretto quantitativo necessario per evadere gli ordini che abbiamo ricevuto. Sì, no, voleva aggiungere altro? Permettiamo alle famiglie con il nostro servizio quindi di scegliere non i singoli ingredienti che vogliono acquistare per poi comporre loro a casa a seconda del momento, che molto spesso è troppo tardi, oppure della fame che hanno quando arrivano davanti al frigorifero, che spesso porta a cucinare di più di quello che è necessario, ma permettiamo di scegliere a priori quello che desiderano mangiare. In questo modo loro inseriscono in una pianificazione settimanale che comprende colazione, pranzo e cena nei giorni dal lunedì alla domenica, quindi in tutti i giorni della settimana,
e dà la possibilità di scegliere un menù completo. Noi abbiamo circa 400 piatti, ricette, divise in antipasti, primi, dolci, contorni, cotti, crudi, dessert, frutta, pane, pizze, hamburger, insomma tutto quello, succhi, tutto quello di cui uno appunto necessita nella propria alimentazione, frutta e verdura anche, e si possono scegliere le ricette nelle quantità desiderate per le persone che si trovano in casa. In questo modo si ricevono gli ingredienti già dosati correttamente all'interno di contenitori compostabili, che a breve saranno sostituiti da contenitori riutilizzabili. Quindi anche da questo punto di vista noi cerchiamo di sostenere il più possibile l'ambiente. Abbiamo già in progetto di proporre ai nostri utenti di azzerare completamente il PEC. Beh, molto interessante, e anche un'interessante proposta per il momento attuale che stiamo vivendo. E quindi che impatto ha lo spreco alimentare sulla spesa dei cittadini? Purtroppo è molto elevato, come dicevo, è anche qualcosa di cui non ci rendiamo bene conto e di cui riusciamo a fatica a quantificare gli effetti. Si stima che sia circa un terzo di quello che acquistiamo e riguarda principalmente alimenti come frutta, verdura, cipolla, aglio, quindi tutto quello che è necessario poi come base della cucina. Anche a questo proposito noi abbiamo la possibilità, e quello che proponiamo nelle nostre ricette è di ricevere l'aglio, la cipolla già tagliati nelle giuste quantità necessarie per comporre le ricette. Quindi anziché prendere la rete di cipolle, il nostro utente, che poi avanzarne magari anche solo metà, il nostro utente prende l'esatta quantità di cipolla che gli serve all'interno già del kit ricetta che gli forniremo. Purtroppo lo spreco alimentare ha un impatto notevole anche a livello economico. Infatti, sempre secondo i dati dell'Osservatorio di Bologna, sono circa 7 miliardi è il capitale che riguarda la catena di approvvigionamento, che purtroppo riguarda cibo che poi viene gettato nella spazzatura, cibo acquistato e poi gettato nella spazzatura. E anche da questo punto di vista Planet è estremamente sostenibile per tutti, perché propone innanzitutto dei prezzi delle ricette, dei prodotti che sono equivalenti a quelli di un supermercato di buona qualità. Noi regolarmente ci confrontiamo con realtà di supermercato non di prima scelta ma di qualità, perché l'alta qualità dei nostri prodotti sono di ottima qualità, provengono da fornitori principalmente locali, dove possibile a chilometro zero, e noi ci teniamo a mantenere lo stesso prezzo dei supermercati, limitando al minimo il nostro margine, proprio perché l'intento è quello di rivolgerci a un pubblico più ampio possibile per poter generare un impatto a livello ambientale quanto più ampio possibile. Beh, ripeto che comunque è una cosa molto interessante ed è uno scopo molto nobile, e quindi voi comunque già in parte state cercando di risolvere questo problema dello spreco alimentare, ma cos'altro si può fare? Noi allora abbiamo, oltre appunto ad avere proporre la piattaforma per il servizio alle famiglie con consegna a domicilio tramite appunto mezzi refrigerati nostri e personale assunto internamente, proprio perché il nostro intento è quello di generare un impatto positivo sull'ambiente e su tutte le realtà che entrano in contatto con noi. Proponiamo il servizio mensa. Quindi diamo la possibilità anche alle aziende di ricevere i piatti pronti secondo la stessa linea di acquisto, approvvigionamento, porzionatura e preparazione proposta per i piatti per le famiglie. In questo caso le aziende ricevono solo quello che desiderano, e se dispongono di un credito possono eventualmente utilizzare la giacenza per il giorno successivo, oppure convogliarlo sulla spesa personale. Quindi le aziende danno
in questo modo un doppio benefit ai loro dipendenti: la spesa, il pranzo in azienda e un contributo per la spesa di casa. Inoltre abbiamo la possibilità di informare, e lo stiamo già facendo, i nostri utenti in merito all'effettivo risparmio in termini di cibo non sprecato, in termini di CO2 non utilizzata per produrre questo cibo, di acqua non sprecata e in termini di packaging non utilizzato, e quindi di packaging di plastica risparmiato. E, per esempio, ad oggi è un dato che noi forniamo alla fine di ogni ordine del nostro, noi li chiamiamo Planeter, quindi compare sia il dato del singolo Planeter rispetto alla sua spesa che di tutti i Planeter messi insieme da quando è nato il servizio ad oggi, e siamo arrivati a totalizzare, per esempio in termini di cibo non sprecato, più di 25 tonnellate di cibo risparmiato, quindi siamo molto orgogliosi di questo risultato. Stiamo facendo rete anche con altre realtà del territorio che hanno lo stesso intento, perché riteniamo che fare rete in questi casi, sia come in molti altri, ma particolarmente in particolare per il nostro obiettivo, sia fondamentale per poter raggiungere un obiettivo che è comune. Ottimo. E le aggiungo un'ultima breve domanda. Secondo lei le persone hanno un ruolo in questa cosa o siete solo voi che in qualche modo date un input? No, assolutamente. Noi senza le persone non potremmo esistere come servizio. Siamo nati proprio per aiutare le persone, per aiutare noi stessi anche a raggiungere un obiettivo che sicuramente è importante per tutti. Riteniamo che il coinvolgimento anche emotivo che spesso ci arriva dai nostri utenti in termini di gratitudine, in termini di affetto, in termini di così anche proprio coinvolgimento a 360 gradi sul servizio sia molto importante. Ok, allora io la ringrazio molto di aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon lavoro. Grazie a voi e grazie per questa opportunità. Buona giornata.